La squadra si rilancia, la squadra più che rilanciarsi trova il giusto premio di settimane e settimane di lavoro. Non è stato facile, arrivavamo da un periodo, lo sappiamo benissimo, non bellissimo proprio a livello di punti, a livello di classifica, dopo una partenza forse al di sopra delle aspettative, e oggi quantomeno la squadra ha risposto sul campo colpo su colpo, perché non è mai facile. In questo girone molto equilibrato, che l'abbiamo anche elencato più volte, portare personalità, portare attenzione, portare voglia. Io ho visto la squadra tignosa, una squadra che non ha mollato fino alla fine, e questo mi fa ben sperare, mi dà la possibilità ancora di continuare il lavoro che stiamo facendo, lentamente, per la crescita un po' di tutti, perché poi oggi abbiamo mischiato anche un po' le carte, e devo dire, io avevo chiesto alla squadra all'inizio, che è importante che i giocatori mettano in difficoltà lo staff tecnico, perché quando ti ritrovi poi a fare la formazione, che hai qualche dubbio in positivo, vuol dire che i ragazzi stanno lavorando nella direzione giusta, e oggi l'hanno dimostrato, chi ha giocato, chi è subentrato e anche chi poi alla fine è andato in tribuna perché ha tifato per la squadra. La prima vera punta che abbiamo proprio di ruolo è Riosa, del 2003. Barbetta gli piace ad allargarsi, a tentare poi di entrare spaccando le linee. Cesario è uno che lavora bene la palla per poi eventualmente giocare e attaccare lo spazio. Palmisano è un giocatore, è un contropiedista, è un giocatore che poi quando riparte, indipendentemente dalle caratteristiche, in un paio di situazioni, una l'hanno fermato su fuorigioco, si è mosso male, doveva allargare, è uno che ti allunga il campo proprio a ripartire, e quindi dobbiamo cercare di attaccare gli spazi per le caratteristiche dei giocatori, perché se giochiamo a palla addosso a un giocatore che non ha caratteristiche poi diventa difficile. Quindi fondamentalmente sono in base alle caratteristiche che si cerca di fare un po' quello. Se proprio devo dirlo fino in fondo, dal mio punto di vista la squadra non ha rischiato tantissimo. E se con gli esterni stavamo leggermente più alti, potevamo accompagnare meglio, specialmente nel primo tempo, qualche situazione che si è creata. Loro, che conoscete benissimo, hanno Bruno metodista, che se si fa giocare, neanche pensare, diventa difficile, perché è un giocatore, scusate, è un giocatore che detta gli equilibri e tutto. E abbiamo sempre cercato di tamponarlo, rubargli lo spazio, per cercare di limitare le loro uscite. In un momento del pre-gara ci siamo anche detti che forse un po' presto era una partita che decisamente oggi si può dire è andata bene, poteva essere anche uno spartiacque, perché un'altra sconfitta ci poteva portare in una situazione di grande difficoltà, soprattutto a livello mentale. Ricordiamoci che la squadra è molto molto giovane, ricordiamoci che la squadra ha bisogno di entusiasmo, ha bisogno di risultati per poter lavorare e poter andare a costruire qualcosa. Purtroppo in questo momento è così, abbiamo carenze davanti, abbiamo dei ragazzi infortunati, praticamente oggi anche Babai è stata una settimana in Grecia, quindi per servizio militare, quindi non si è mai allenato con noi, quindi è difficile giocare così in questa situazione, quando poi affronti squadre che hanno sei attaccanti, tre giocano e tre li mettono dentro nel secondo tempo, beati loro, però i ragazzi hanno fatto una buona gara anche oggi. Domenica, in queste ultime due partite, non ho visto una parata dei miei portieri, sia ad Alba Longa che oggi, però abbiamo perso entrambe le partite, quindi questo deve essere un campanello d'allarme perché noi sappiamo benissimo quale sarà il nostro campionato quest'anno. Abbiamo sicuramente dei limiti, però dispiace perdere così perché domenica non meritavamo che abbiamo giocato meglio, anche oggi non meritavamo di perdere, però purtroppo sono venute queste mancanze tra infortuni e malanni di stagione, abbiamo avuto delle defezioni in avanti dove sicuramente abbiamo dei problemi. Sì, dobbiamo rimanere compatti, uniti, non buttarci giù perché noi sapevamo benissimo il campionato che dovevamo fare. Questa è una squadra giovanissima. Ripeto, con dei limiti, però i ragazzi stanno dando tutto e poi vedremo di recuperare questi ragazzi e poi di fare qualcosa a dicembre, perché credo che sia importante fare qualcosa a dicembre. Abbiamo giocato la nostra gara, ripeto, abbiamo qualche limite in questo momento, soprattutto in questo momento perché abbiamo delle defezioni in avanti,
però va bene così, andiamo avanti. Sapevamo che avremmo affrontato delle difficoltà, un campionato difficilissimo, andiamo avanti, a lavorare, continueremo a lavorare, cercare di recuperare i ragazzi che sono infortunati. Poi per quanto riguarda il Chieti, per me è stata una bella esperienza che ricordo veramente con affetto. Mister, a proposito di carenze davanti, Bernasconi quando sarà pronto? Ma guarda, in questo momento, ma soprattutto per noi, è difficile trovare attaccanti. Bernasconi viene da qualche annata difficile a livello fisico, quindi anche da valutare come sta fisicamente. Lui è un giocatore che ha fatto per 10 anni la Serie D, quindi un giocatore che ci può stare benissimo con noi. Tra l'altro io lo conosco perché l'ho allenato in primavera a Parma. Però viene da... non può essere il salvatore della patria, anche perché, ripeto, viene da un'annata dove ha avuto diverse difficoltà a livello fisico, e quindi dobbiamo andarci piano. Dobbiamo capire tutti una cosa, che qui non c'è più il budget degli anni passati. Sì, certo. E quindi noi l'abbiamo cercata la punta, diciamo, esperta, tra virgolette, importante anche in estate, però non si poteva prendere. Speriamo innanzitutto di trovarla a dicembre, perché non è facile assolutamente. Però ci sono più possibilità a dicembre. Però credo che sia importante trovare un giocatore che possa dare veramente una mano, anche che abbia diversi anni di Serie D. Di Serie D. Sì.